E così il grande Carroll Shelby vuole costruire un'auto per battere la Ferrari con una Ford? Esatto. E quanto tempo gli hai detto che ti serve per farla, 200-300 anni? 90 giorni. E benvenuti amici cinefili, appassionati di cinema, ma soprattutto buon 2021 a voi fan di fotogrammi. Eccoci qui, pronti a parlare di cinema, ad affrontare a viso aperto un nuovo anno che speriamo sia ricco di sorprese e soddisfazioni cinematografiche, nonostante la chiusura delle sale, che speriamo possano aprire di nuovo il prima possibile, nonostante la pandemia, che speriamo davvero di poter combattere e mettere da parte sempre il prima possibile. Eccomi qui, sono sempre il vostro Giacomo, pronto a parlare di cinema. Prima di tutto vorrei dirvi che quest'anno abbiamo deciso un po' di introdurre questo nuovo format, lanciarci anche sul nostro canale YouTube, quindi vi dico, vi consiglio di iscrivervi per non perdervi le nostre video recensioni. Appunto, visto che un po' nella redazione alla fine, con impegni lavorativi, di studio, di esami e così via, il tempo e magari gli impegni si vanno un po' a sovrapporre, abbiamo deciso ogni settimana di uscire con queste video recensioni in cui parleremo di un solo film. Però verrà sempre mantenuto il podcast, quindi avrete la versione, diciamo, video su YouTube e sui nostri canali social, e poi la versione audio podcast sulle nostre piattaforme streaming. E quindi direi di dare inizio, di dare il via alle danze, soprattutto con un film estremamente adrenalinico. Stiamo parlando di un film che ho visto qualche giorno fa su Sky Cinema. Si tratta di Le Mans 66, la grande sfida, la sfida che coinvolse, con i fatti realmente accaduti, due grandi costruttori. Uno grande proprio per la dimensione, l'imponenza, il Canada dal punto di vista industriale, ovvero Ford, contro poi il più grande costruttore di macchine da corsa, eleganti, che hanno appassionato davvero tutto il mondo, ovvero la Ferrari. Questo è un film diretto da James Mangold che ci porta esattamente negli anni 60, con una colonna sonora che io ho adorato, soprattutto perché era principalmente legata e portata da un tema, da un ritmo jazz. C'erano colonne sonore jazz che si alternavano e si fondevano alla perfezione con atmosfere adrenaliniche delle scene di gara automobilistica. E questo film, che oltre, vabbè, il titolo è emblematico, chiaramente si trova alla sfida tra Ford e Ferrari, però avviso agli amici appassionati anche dei motori, non ci si ritroverà a parteggiare per Ford e neanche per Ferrari alla fine, quindi qui la propria fede, possiamo dire automobilistica, verrà messa da parte, perché questo è un film alla fine su due grandi eroi, soprattutto su uno, su Ken Miles, che è amico di Carroll Shelby. È stato un grande pilota americano che vinse tra l'altro la 24 ore di Le Mans nel 59. Quelli erano proprio anni gloriosi, in cui soprattutto ultimamente la 24 ore di Le Mans magari ha perso un po' di fascino, ma all'epoca erano proprio queste gare di resistenza che andavano per la maggiore. E pilota che però si ritrovò a dover abbandonare molto presto il mondo delle corse per via di un problema cardiaco, e qui abbiamo nei panni di Carroll Shelby Matt Damon, che riesce a restituire davvero un personaggio outsider, fuori dalle righe, senza nessun padrone, perché quando verrà contattato appunto dalla Ford per mettere su un team, e quindi qui c'è anche la dinamica del marketing in primis, perché la Ford voleva vendere più macchine, quindi voleva arrivare anche nel mondo delle corse e vincere. E il secondo tema è quello del potere dei soldi, che la vittoria alla fine non la puoi comprare coi soldi, ed è quello che Carroll Shelby dirà ai dirigenti Ford. Però lui, essendo un costruttore, un pilota esperto di macchine, decise di accettare la sfida, di portare con sé un uomo molto scomodo, un suo amico, un pilota che lui stesso aveva scoperto e a cui lui stesso affidava le macchine per le gare, ovvero Ken Miles. Proprio la figura, forse la perfezione, che incarna un po' lo spirito di quegli anni, in cui erano gli anni d'oro dell'automobilismo, in cui davvero le gesta dei piloti potevano essere paragonate alle gesta dei cavalieri nel Medioevo, ai Templari, alle battaglie campali, perché questi erano uomini che si costruivano la macchina, che ci mettevano le mani, apportavano modifiche, capivano la perfezione e si trovavano lì su un pezzo, diciamo, di latta di una macchina velocissima a 7000 giri e a schizzare verso davvero l'orizzonte a velocità assurde, non curanti del pericolo, ma sembravano quasi, se nella vita Ken Miles era uno dal carattere impossibile, dal carattere rozzo, ruvido, che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno, che non ascoltava nessuno, ma perché lui viveva per correre e diventava davvero armonico, leggiadro, quando saliva in macchina e correva. Ford odia quelli come noi, perché noi siamo diversi. Va
Abbiamo sentito che è uno difficile. Ken? No, no, Ken è un pezzo di pane. Che mai se non è un uomo forte? Siamo vicini al risultato. E ora mi dite che non posso avere il miglior pilota del mondo al volante. E Ken Miles è interpretato da un meraviglioso stratosferico, davvero... cioè... Christian Bale, davvero non sapevo più che cosa dire di questo attore, perché oramai si sta regalando delle performance di personaggi assolutamente credibili, ma assolutamente opposte di loro, perché se pensiamo alla saga del Cavaliere Oscuro con Batman, o a Dick Cheney in Vice, o tutte le altre The Fighter, anche qui con la sua magrezza, il suo volto scavato, riesce a restituire, a dare dignità, onore a un grande eroe pilota che ha combattuto contro in parte la miseria della vita, perché poi i piloti in quegli anni lì non erano ricchi, non erano delle star come vediamo oggi con Hamilton e tutti gli altri, erano persone oneste, modeste soprattutto. Lui lavorava in una sua officina che è stata anche pignorata per i debiti, aveva una moglie, un figlio, ma non riusciva mai, e aveva la testa sulle spalle, perché capiva che con le corse non poteva arricchirsi. Ma quando più volte Caro Sherby lo chiamò e gli propose di partecipare alla sua avventura, lui si fece trovare sempre pronto, perché alla passione non si può mai dir di no, benché questa persona, questa passione ti possa portare alla morte. Questo è il punto numero due davvero bellissimo di questo film, perché ci riporta in un'epoca, come vi ho detto prima, d'oro dell'automobilismo, dove erano eroi piloti e sfidavano la morte ad ogni gara. Infatti non era un caso che quasi ad ogni gara ci fosse un morto, un pilota morisse, e purtroppo, se poi per chi è appassionato, chi è no, comunque Ken Miles ebbe la stessa sorte, non in gara ma in un test. Ma da lì Bandini era un altro che vedremo, pilota da Ferrari, lì grande antagonista di Ken Miles alla 24 di Le Mans del 66, morirà poi l'anno dopo a Monte Carlo. Quindi era un periodo davvero storico eccezionale. Il film, con un montaggio adrenalinico, le scene delle corse sono meravigliose. Infatti ha vinto 2 Oscar nel 2020 questo film, miglior montaggio e miglior montaggio sonoro. Infatti l'audio, le colonne sonore sono azzeccatissime, dai rumori delle gare ai discorsi, alla colonna sonora, è tutto armonizzato e armonioso in maniera impeccabile. E che dirvi, io mi sono innamorato davvero di Christian Bale, perché con la sua mimica facciale, i suoi movimenti quasi a scatto nervosi, restituisce davvero una credibilità, e sembra di vedersi Ken Miles davanti. E anche se ascoltiamo la sua vera voce, quindi vi consiglio di guardarlo in versione originale, lui anche ricrea l'accento inglese, perché Ken Miles appunto era un pilota inglese, poi naturalizzato americano. Ragazzi, io non mi dilungo oltre, spero di aver catturato la vostra attenzione proponendovi questo film. Vi ricordo che fino ad oggi, fino a quando sto facendo questo video, lo potete trovare su Sky Cinema o comunque sulle piattaforme a noleggio, quindi Infinity, Google Play, o potete acquistarlo sulle le principali piattaforme streaming come Rakuten, Amazon Prime, iTunes, Chili e tutte quelle simili sorelle. Io con questo vi ricordo che potete trovare la versione podcast di questa recensione di Le Mans, la grande sfida, appunto su Spotify, iTunes, Anchor, Mixcloud e tutte le altre piattaforme podcast, e vi ricordo di seguirci appunto sul nostro canale di fotogrammi su YouTube per rimanere sempre aggiornati sulle nostre video recensioni. Io con questo vi auguro una buona visione e, come sempre, viva il cinema! Da quanto tempo ci conosciamo, Ken? Ho mai mancato a una promessa con te? Io ti metterò al volante di un'auto alle man. Devi solo chiudere la bocca e lasciarmi lavorare. Ok. Buongiorno, Shelby. Buongiorno, Molly. Fottiti. Vaffanculo. Se questo fosse un concorso di bellezza, avremmo perso. L'aspetto non è tutto.